Shalom a tutti. Questa prefazione andrebbe scritta di persona e andrebbe dicendo così: questa è una lettera che mando a tutti i nostri conoscenti, i nostri amici che ci vogliono bene. Che Dio benedica. A voi, uomini di valore, chiamo. Ascoltatemi, persone che rincorrete la giustizia, che volete avvicinarvi a Dio, e Dio vi ascolterà a voi, dal più grande al più piccolo. Tutti, Anash. Anash è un termine che la Terebbe usa spesso, significa Anshei Shlomenu, uomini che ci vogliono bene, dei nostri paesi e i paesi accanto. Ognuno di voi sul suo posto stia in pace, con vita eterna. Amen che nirazon. Così, amen che così sia la volontà di Dio. È risaputo che c'è un detto nella bocca di tutti i nostri amici dicendo che non è uguale ascoltare le parole di Mussar, che letteralmente significa rimprovero, ma si intende consiglio, vederle lette nei libri. Perché uno che ascolta da un maestro, che lo spiega secondo le sue capacità, può capire molto meglio di uno che legge nel libro. Perché uno che legge nel libro legge secondo la sua strada, secondo la sua mente, secondo le sue capacità intellettuali e secondo lo stato d'animo in cui si trova. E se la sua mente e la sua conoscenza sono confuse in questo momento e sta andando nel buio nel suo servizio divino, con grande difficoltà riuscirà a trovare la luce che è nascosta dentro i libri. Anche se questa luce è proprio dolce per gli occhi e fa guarire l'anima, però comunque, siccome uno si trova in un buio personale, è difficile trovarla. E a parte questo, anche se uno, diciamo, è concesso che uno riesce a trovare la luce, i libri che risvegliano il timore di Dio, che sono costruiti su base intellettuale, con dei ragionamenti intellettuali, sicuramente non sono uguali per tutte le anime. Sarebbe dire, siccome ogni persona ha una mente diversa, quello che può essere convincente per una persona, per un altro non è convincente. E di conseguenza c'è una persona che si stupisce di un certo concetto intellettuale e un altro no. E come dicono i saggi riguardo alla benedizione Chacham HaRazim, Chacham HaRazim è una benedizione che si fa quando ci sono 600.000 ebrei assieme. Allora noi ringraziamo Dio che ha creato così tante persone, ognuna ha la sua mente unica, col suo modo. Non ci sono due persone uguali, ognuna è unico. E come spiega Nachmanide nel Milchamot, spiegando quello che dice Sifri riguardo Yoshua, Isha Sharuach Bo, un uomo di spirito, che ha spirito in esso, che Yoshua aveva lo spirito per dialogare con ogni singola persona, poteva ragionare con ogni persona secondo il suo livello, secondo le sue capacità. E dunque i libri che sono costruiti con intelletto umano per forza sono limitati, perché loro risuoneranno, questi argomenti risuoneranno con chi ha una mente simile a quella dell'autore, ma chi no, no. Però la Terebbe continua: anche i libri che svegliano il timore di Dio, che loro sono basati su montagne sacre, sarebbe dire, non sono intelligenza umana, sono basati su intelligenza divina. Perché qui ci sono i Midrashim dei nostri saggi, che proprio lo spirito di Dio ha parlato a loro, e la parola di Dio sulla loro bocca, e Dio la Torah su tutt'uno. Per cui i libri che riprendono concetti che i nostri saggi hanno già detto, dunque chiaramente qui è Torah, è parte proprio divinità. Però dice, nonostante ciò, tutti ci sono 600.000 anime del popolo ebraico, e ogni anima poi si suddivide in dettagli e dettagli,
fino all'anima più bassa che ci può essere del popolo ebraico, tutti quanti sono legati con Dio tramite la Torah. E dunque, siccome ogni ebreo è legato tramite la Torah a Dio, allora si potrebbe pensare che un libro che è basato sugli insegnamenti della Torah, sui Midrashim, sui saggi, sia convincente per ogni persona. Guardate, la Torah dice no, non è esatto, perché questo è in generale per tutto il popolo ebraico. Noi sappiamo che la Torah si può studiare in particolare, in dettaglio, e ogni anima in dettaglio che è radicata nella Torah ha il suo luogo specifico nella Torah, e non ogni persona riesce a trovare questo luogo specifico nella Torah. E di conseguenza noi vediamo che anche nelle halakha, per esempio, che sono le cose rivelate a noi, ai nostri figli, vediamo che ci sono opinioni molto diverse. C'è chi permette, c'è chi vieta, e tutte e due sono parole divine del Dio vivo. Questo è scritto Elohim Chaim, Dio vivo in plurale. Perché? Perché da lì deriva la sorgente delle anime per il popolo ebraico. E questa sorgente delle anime per il popolo ebraico si divide, anime del popolo ebraico si dividono in tre gruppi: destra, sinistra e mezzo, che sono paralleli a Chesed, bontà, Gvura, forza, e poi in mezzo sarebbe misericordia, eccetera. E le anime che loro derivano dall'attributo di Chesed, il loro comportamento è anche di essere sempre lenienti, di andare dalla parte di Chesed, come hai saputo. Se è così nelle cose rivelate, che ci sono discussioni, ancora di più è nelle cose segrete, che sono per Hashem, nostro Dio. Le cose rivelate sono le mitzvot che ne facciamo, non le rivelate. Le cose nascoste sono le mitzvot di amare e temere Dio. Amore e timore di Dio è una cosa molto più personale, molto individuale, che dipende dalla mente e dal cuore di ogni singola persona, ognuno secondo le sue capacità emotive e intellettuali, secondo quello che uno riesce a sviluppare nel suo cuore, secondo la dose del suo cuore. Come c'è scritto nello Zohar, Sacro Zohar, sul versetto Nodà Basharim Ba'alà, sarebbe dire che il versetto dice che suo marito è riconosciuto nei portoni, e suo portone in ebraico significa anche shiur, misura. E dunque lo Zohar commenta questo versetto dicendo: chi è il marito? Il marito è Dio, e lui è conosciuto da noi, dal popolo ebraico, che siamo la moglie, secondo quello che noi riusciamo a misurare, a immaginare, a percepire il nostro cuore. E dunque l'amore e il timore che ogni ebreo ha per Dio è secondo quello che lui ha studiato, quello che ha meditato, ma è individuale per ogni persona. Shalom a tutti.